Buongiorno a tutti. Permettetemi, prima di iniziare un breve discorso, che quest'anno avrà come filo conduttore il fatto di non essere indifferenti, di ricordare una persona, forse una piccola persona che ha fatto la sua parte, che non è stato indifferente, era una persona dell'Oltretorrente ed era Nico. Nico è stato una persona che ha combattuto anche per piccole cose, che io penso che oggi valeva la pena poterlo ricordare davanti a tutti. In questi tempi difficili e complicati, la forza per andare avanti e per uscire dalla crisi ci deve arrivare dall'aiuto reciproco, dalla condivisione delle difficoltà, dal superamento delle stesse attraverso un impegno comune di tutti, da una politica che abbia come punto di riferimento la società e i suoi bisogni. Lo dissi un anno fa e lo ripeto oggi, perché il 25 aprile non è solo una ricorrenza o un giorno di festa, è il giorno in cui, ricordando le nostre origini partigiane e di combattenti liberi, facciamo nostri i principi lasciati in eredità dai nostri nonni e dalle nostre nonne. Servono a noi per ridare sostanza e colore al nostro passato, per ricordarci ora e sempre da dove proveniamo. Ma servono soprattutto per declinarli all'oggi, nella quotidianità di tutti i giorni. Ci servono come fossero uno scudo di etica e di moralità. Ricordare è un bisogno, affinché non ci sia consentito di abbandonarci all'indifferenza, alla perdita di entusiasmo, alla freddezza o al disinteresse verso noi stessi e la nostra comunità. Se avessi cercato di far valere la mia volontà, se avessi cercato di vivere interessandomi alla cosa pubblica, oggi forse vivremmo in una società che non rincorre più i bisogni, anzi, probabilmente, saremmo in una società più libera da quei bisogni e dalle paure. Allora vorrei leggervi questo passo di Gramsci, che in parte ho già citato. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano se anch'io avessi fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo ciò che è successo. Ma nessuno o pochi si fanno una colpa della loro indifferenza, del loro scetticismo, del loro non aver dato il loro braccio e la loro attività a quei gruppi di cittadini che appunto per evitare quel tale male combattevano di procurare quel tale bene si proponevano. Che l'Europa è stata attraversata dai fenomeni del fascismo e del nazismo anche perché una grave crisi economica è stata affrontata con scelte che hanno portato milioni di disoccupati nei nostri paesi. E la reazione è stata quella di portare appunto poi al governo e al potere regimi dittatoriali. E credo che anche oggi per noi sia un impegno importante questo, di garantire a tutti il lavoro come diritto di cittadinanza, come diritto di dignità per permetterci di vivere in una società che sia davvero tale in cui tutte le persone si sentano parte come cittadini attivi. E dove la democrazia è basata sulla partecipazione e non sul tifo rispetto alle smanie di protagonismo di una persona piuttosto che di un'altra. Secondo, ricordiamoci che tanti hanno combattuto andando controcorrente in quel momento, soffrendo persecuzioni, deportazioni, molti hanno pagato con la vita, ma non era solo per se stessi in quel momento che facevano questo. Ma sulla base di un ideale, di un'idea di società. Buona giornata, buona festa della liberazione. Quei nomi che troviamo sulle lapidi e sui monumenti, in modo da poter rendere continuativo il loro ricordo e continuare a scrivere ora nel presente ciò che ci lega a loro. Ciò che ci lega a loro è la condizione di studente. Loro nelle stesse aule e proprio come noi a fianco dei loro compagni di classe decisero di fare la storia. E portando avanti appunto quei loro ideali senza averne paura. Einstein diceva che appunto soltanto coloro che sono talmente tanto folli da pensare di poter cambiare il mondo poi lo cambiano veramente. E allora oggi io a nome degli studenti vorrei chiedere quanti folli ci sono ancora oggi? Quanti sono pronti a combattere per i propri ideali? Forse si può essere anche soltanto un po' folli semplicemente essendo se stessi, non omologandosi a tutto e a tutti. Avendo il coraggio di dire la propria opinione, di essere liberi.
La nostra società sta cambiando e dobbiamo mantenerci legati a quei valori che hanno caratterizzato la resistenza. Parlo di quei valori come il coraggio, la libertà e l'onestà che la classe politica come prima dovrebbe dare a noi come esempio. Non dobbiamo nasconderci dietro l'indifferenza, non dobbiamo aver paura di reagire alle ingiustizie. Ed infine non dobbiamo lasciare corrompere i nostri ideali, perché è esattamente ciò che i partigiani non hanno fatto. E quindi questa giornata diviene per noi un modo per ricordare questi ideali, un monito per noi giovani ad essere ciò che siamo. Lasciamo da parte l'omertà per avere il coraggio di reagire alle ingiustizie e far sentire la nostra opinione. La nostra scuola deve creare cittadini liberi che guardino al mondo con occhi che vogliono vedere. Io ho avuto la fortuna di poter fare un percorso formativo in cui ho imparato che conoscere significa libertà, che cittadinanza significa partecipazione attiva e che futuro significa come io nel mio piccolo riuscirò a cambiare il mondo. Questo è l'obiettivo che dobbiamo porci e speriamo, come hanno fatto i partigiani, di uscirne vincitori. Grazie mille a tutti. Chiedersi come, a partire dalle nostre esistenze, dal nostro piccolo, possiamo cambiare il mondo. E vi confesso che se c'è una cosa per la quale sono contento di essere qui e per la quale in particolare ringrazio Sergio Gigliotto per avermi costretto a stare 48 ore a Parma, è questa. Io vengo da Sesto San Giovanni, una città come la vostra, protagonista della Resistenza e medaglia d'oro della Resistenza. Eppure il fatto che ho respirato qui e che respiro è una capacità di mettere i valori della Resistenza nella vita quotidiana, dentro il territorio, nella trasmissione di una memoria, chiedendosi cosa possiamo fare adesso. È chiaro, la Resistenza ha anche bisogno di riti, delle sue liturgie, dicono i francesi il faux de rite, è giusto, ma il viverla nella quotidianità è cosa che veramente impressiona e, per così dire, convince. Vedete, io qui rappresento le associazioni dei partigiani. Noi abbiamo un grosso problema: non possiamo combattere contro l'anagrafe. Il problema è che la Resistenza deve continuare nel vissuto delle nuove generazioni, e queste mi sembrano modalità che funzionano esattamente in questo senso. E l'epicentro di quegli scioperi è esattamente la mia città, Sesto San Giovanni, Stalingrado d'Italia, perché in quel marzo il maresciallo Kesselring raduna i 40.000 lavoratori, 40.000 tute blu di Sesto San Giovanni, sul piazzale della Falcunione. Lì lavorava mio padre, era operaio alla manutenzione dei forni, e presenta un diktat, un accordo fatto con gli imprenditori, dicendo: qui ci sono 10 punti concordati con i vostri datori di lavoro, chi non è d'accordo faccia un passo avanti, ma sappia che verrà considerato un nemico della Grande Germania. Gli operai sono determinati, coraggiosi, ma non sono stupidi. Nessuno ha fatto un passo avanti, si sono girati, sono tornati negli spogliatoi, si sono cambiati e sono tornati a casa. Ecco perché Stalingrado d'Italia, siccome Stalingrado resisteva alle armate di von Paulus, così gli operai italiani resistevano ai nazifascisti. Per questo Stalingrado. Problema del lavoro. Il problema del lavoro che va difeso, il problema del lavoro che manca, e ha detto bene chi ha detto: il lavoro che manca stanca di più del lavoro che stanca, promettendo la piena occupazione e realizzandola. 20 milioni di morti, 6 milioni passati per il cammino, però questa è stata la tragica partita giocata su quel terreno. E quindi ci dice quanto sia importante affrontare seriamente, anche nell'ottica della Resistenza, quello che è il problema principale del nostro paese. Vedete, il grande ordinatore sociale non sono le leggi, è il lavoro che include e ordina una società prima
e più della legge. Il lavoro crea rapporti, crea amicizia, crea solidarietà, crea consorterie. Come abbiamo integrato gli immigrati che venivano dal Mezzogiorno, se non prima attraverso il lavoro? Come integriamo gli immigrati che vengono dagli altri mondi nel nostro paese? E se hanno un lavoro, la loro presenza è utile. Se non hanno un lavoro, rischia di diventare un disturbo. Quindi c'è una centralità del lavoro che la Resistenza ci ripropone e che non va dimenticata. Non a caso Sandro Pertini, un grande capo partigiano, viene di ripetere: non ci può essere vera libertà senza giustizia sociale, non ci può essere giustizia sociale senza vera libertà. Le due cose si tengono. Il modo nel quale si vive una società è un modo intrinsecamente legato ai ritmi e ai valori della democrazia che la Resistenza ci ha consegnato. Non avremmo quella Costituzione senza la lotta di liberazione. Dirò una cosa in più. Benigni dice, probabilmente ha ragione, che è la più bella Costituzione del mondo. Senz'altro è la scritta meglio. Non è un caso neanche qui, perché a differenza di quel che si fa normalmente per le leggi, fu costituito un gruppo di lavoro che rivedeva tutti gli articoli e a capo c'era addirittura Benedetto Croce. Un'importanza e una Costituzione che non ci sarebbero senza la lotta antifascista. C'è addirittura un momento nei lavori della Costituente. Qui diciamoci subito una cosa: io non sono tra quelli che sono troppo preoccupati che si abbassino i toni e così via. Il problema è che gli italiani, a partire da posizioni differenti, cerchino insieme un bene comune, un fine comune, cosa che fecero i costituenti, i quali litigavano. E come, l'articolo sulla famiglia passa per un voto, siamo alla fine, ci deve essere il voto finale. Si alza un mio grande amico, il sindaco di Firenze Giorgio La Pira, e fa una proposta che suonava così: propongo che l'inizio della Costituzione sia "In nome di Dio il popolo italiano". Terremoto, cateratte, col primo articolo l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, che è un'addizione di Fanfani. Questo è. Quindi il dibattito c'era. Che si pone una domanda nella seconda sottocommissione: come facciamo noi, che è anche un problema nostro, che siamo così diversi, a scrivere insieme un medesimo testo costituzionale? E fa una proposta. Io propongo, disse Dossetti, che assumiamo come base l'antifascismo. E vi dico che cos'è questo antifascismo. Se il fascismo è stato il prevalere dello Stato rispetto alla persona, noi diciamo insieme che il nostro antifascismo è il prevalere della persona, del cittadino rispetto allo Stato. Quell'ordine del giorno, il secondo ordine del giorno, passa all'unanimità. Lì l'Italia svolta, lì cambia il vento, lì le diverse posizioni, lo ripeto, giustamente differenziate, trovano insieme una piattaforma comune. E questo mi sembra un elemento che in una fase come l'attuale ci aiuti, come dire, a rivivere la nostra cittadinanza repubblicana, perché come la Costituzione anche la Resistenza ringiovanisce vivendola. Resistenza europea, ricordo per esempio un falegname polacco che la sera prima dell'esecuzione scrive alla moglie: qual è la mia colpa? Sono nato in un'epoca sbagliata, perché io credo nella solidarietà e che sia importante andare incontro ai miei amici e ai miei fratelli, per questo mi fanno fuori. Sotto occasione di leggere un bel testo prodotto dagli studenti di questa città che sono andati nei campi di sterminio: Mauthausen, Gusen, Hartheim,
il castello di Arnhem, che è una delle cose che mi ha sempre più impressionato e rattristato, perché lì è la scienza addirittura che diventa sadica nei confronti dell'uomo. Non è la gestione banale del male come era nei burocrati agli ordini di Himmler. No, lì sono addirittura medici, scienziati che fanno esperimenti innominabili sugli uomini, considerandoli non persone ma meno che cavie. Queste sono anche le radici di un'Europa alla quale poi hanno potuto lavorare i padri fondatori: De Gasperi, Spinelli, Schumann, Monnet, Spaak e così via. Per i nostri due padri fondatori, De Gasperi ed Altiero Spinelli, guardate, non ci sono due culture nel nostro paese più distanti e differenti di quella di De Gasperi e di quella di Spinelli, che con gli altri nel 41-42 scrive il Manifesto di Ventotene. De Gasperi ha una cultura fortemente cattolica ed istituzionale, è stato membro addirittura del Parlamento di Vienna, un Parlamento incredibile dove ognuno parlava la sua lingua e per essere sicuri di avere capito quello che aveva preso la parola dovevi andare a vedere il resoconto stenografico per non prendere degli abbagli. Ma De Gasperi ha questa cultura e questo grande senso delle istituzioni. Altiero Spinelli da tutt'altra banda pensa che le sovranità a partire da quella dello Stato debbano essere abbattute e che va costituita una nuova forza politica a partire dai popoli europei e che instauri progressivamente dei livelli di sovranità. Chiudo con un invito, e l'invito è a continuare questa modalità, lo ripeto, così quotidiana, così calda, di vivere la Costituzione e di vivere la Resistenza. Due cose insieme, due cose sulle quali va trovato anche il rapporto con le nuove generazioni, che non possono essere semplicemente considerate come una trasfusione di sangue, non è questo, va ricostruito insieme qualcosa di pensato, di organizzato, che renda viventi e che renda nella quotidianità viventi questi messaggi che la Resistenza ci ha dato. Uno dei pochi fari mondiali di questa fase, Papa Francesco, quando dice: non lasciatevi rubare la speranza. Non è un discorso per cattolici, è un discorso per uomini, per uomini in piedi che continuano a cercare e che non si lasciano scoraggiare dalle difficoltà. Quindi non abbiamo che da continuare un percorso cominciato 70 anni fa, e dentro questo percorso c'è la tradizione e ci sono anche le discontinuità, ma anche le discontinuità fanno parte organica della tradizione che la Resistenza ci ha consegnato. L'Europa dei popoli democratici, viva la memoria di questo 25 aprile, purché non resti soltanto memoria. Con le bandiere che sono tutte le bandiere.